Due punti nelle ultime quattro gare, l'ultima delle quali senza dubbio imbarazzante. Pescara insomma in difficoltà, ma dopo le esternazioni di sabato e domenica questa squadra non gioca a calcio, serve un bagno di umiltà, cambio di modulo sarebbe auspicabile. Il presidente Sebastiani ribadisce stima e fiducia nell'operato del tecnico. Questo ed altro nell'intervista che segue. Baroni ha incassato il sostegno di Sebastiani? Ma Baroni, a parte che non ha bisogno di incassare nessun sostegno perché nessuno l'ha mai messo in discussione, ma al di là di questo, cioè, è uscita questa polemica sulla mia dichiarazione del dopo partita, che a mio avviso è una dichiarazione di una persona onesta che ha fotografato la situazione di Latina. Ho detto quello che pensavo, ho detto che abbiamo fatto la più brutta partita insieme forse a quella di Vicenza. Corriere dello Sport, tra Sebastiani e Baroni è sfida per il modulo. Guarda Massimo, questa cosa qui è veramente priva di ogni fondamento, perché io non mi sono mai intromesso nella gestione di nessun allenatore. Ho detto che questa è una squadra ben costruita, che ha giocatori bravi. A me non interessa che modulo fa, che modulo non fa, io voglio vedere la squadra giocare. Intanto il malcontento tracima in città. Sì, ho capito Massimo, ma qui il malcontento tracima, da tutte le parti tracima, sembra quasi che noi siamo contenti se perdiamo una partita. Cioè, il malcontento tracima, il malcontento è da parte di tutti, se non arrivano i risultati nessuno è contento. Qualche settimana fa, ripeto, proprio all'atto della cessione di Maniero, ha dichiarato testualmente: lo avrei tenuto a scadenza. Quindi insomma non eravate sulla stessa linea, mi pare di capire allora. Probabilmente Giorgio nel fare queste dichiarazioni intendeva un'altra cosa. Considerando come si è comportato, l'avrebbe tenuto qui a dispetto e non gli avrebbe consentito di andare da nessuna parte. Quello è un discorso diverso, non è un discorso tecnico.